Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette cacio, pepe e uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsa di pomodoro, pecorino tagliato a pezzi, parmigiano tagliato a pezzi, uova, pan grattato, sale, pepe, cipolla e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il pecorino, e li facciamo tritare per 20 secondi da velocità 7 a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova, il sale, il pepe ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il pan grattato ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. L'impasto è pronto, formiamo delle polpette con le mani inumidite, grandi quanto una noce. Una volta formate le polpette, posizioniamole nel barome e nel vassoio del varoma. Dopo aver formato tutte le polpette, abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso andremo a mettere la cipolla. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio. Lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la salsa di pomodoro il sale il pepe Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma con le polpette e facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Anche la salsa di pomodoro è pronta. Andiamo a impiattare versando la salsa sulle polpette. Polpette, cacio, pepe e uova. Grazie. E alla prossima ricetta!